Ciao ragazzi, sono Giovanni Cagliazzo, ex studente di fisica dell'Insubria e sono qui per parlarvi dell'Erasmus e del Double Degree. Nel corso dell'Erasmus avrete la possibilità di studiare all'estero per una parte del vostro corso di studi. Durante la vostra permanenza guadagnerete crediti nell'università che vi ospita, passando i loro esami al posto di quelli Insubri. E qui entra in scena il Double Degree. E grazie al Double Degree potrete avere la laurea sia dall'Insubria sia dall'università che vi ospita. E inoltre potrete scegliere di preparare la tesi con i professori che vi hanno ospitato invece di quelli italiani. Mentre l'Erasmus normale si può fare in varie regioni del mondo, al momento il Double Degree si può fare solo nell'Università della Linnaeus a Kalmar in Svezia, una ridente cittadina sul mare del nord. Io ho deciso di andare nel primo semestre, cioè da gennaio a giugno. Ve lo consiglio rispetto ad andare da luglio a dicembre, perché le giornate diventano sempre più lunghe e calde, invece del contrario. La città è della grandezza ideale per essere girata in bici, e gli appartamenti convenzionati che vi verranno proposti sono sempre vicini all'università. Io non ho avuto problemi ad andare al mio dipartimento di fisica, infatti potevo raggiungerlo in 2 minuti a piedi. Il dipartimento di fisica non è molto grande, ma le menti al suo interno lo sono eccome. Se avete interessi nello stato solido o nella fisica computazionale, qui è il posto giusto per voi. Se avete anche interessi in MATLAB e matematica, troverete ottimi professori che vi seguiranno da vicino, dato che non sono oberati di studenti e saranno sempre disponibili per chiarimenti se ne avete bisogno. La Linnaeus ha inoltre un sacco di attività extracurricolari, per esempio la serata culturale che io ho adorato, in cui una volta a settimana 3 gruppi di studenti presentano la propria nazione e poi offrono a tutti dei manicaretti della propria nazione. Io ho preparato la lasagna e ho presentato l'Italia e entrambe le cose sono state un gran successo. Come studenti Erasmus avrete anche la possibilità di viaggiare in Lapponia nel mese di marzo. Se decidete di andare a Kalmar dovete assolutamente farlo. Il prezzo è molto basso e vedrete un sacco di cose: l'hotel di ghiaccio, gli allevamenti di cani da slitta, gli accampamenti Sami, l'aurora boreale. È stato davvero indimenticabile. Ma torniamo a noi. Visto che gli esami lì valgono 7 crediti e mezzo invece di 6, 5 esami svedesi vi sostituiranno 6 italiani. Ma non pensate che avrete un esame gratis così. Infatti, gli esami svedesi si fanno in meno tempo, ma comunque hanno molti contenuti, e ci sono dei compiti da fare durante il corso che sono piuttosto difficili e pesano anche sulla votazione finale. I professori poi vi faranno sudare il 30, cioè una A, perché in Svezia ci sono le lettere, e se non fate in tempo a fare gli esami dovrete o tornare lì o farli via Skype. Non posso parlarvi di come preparare la tesi all'estero, perché alla fine l'ho fatta all'Insubria, ma anche se seguite il mio esempio dovrete comunque scriverla in inglese e presentarla in inglese con i professori svedesi in videoconferenza. E fidatevi che la tesi la leggono, le domande ve le fanno. In definitiva, consiglio questa esperienza a tutti, ma soprattutto a chi durante la laurea magistrale si sente meno motivato rispetto alla triennale e desidererebbe cambiare aria, solo per un po'. Vi garantisco che tornerete più carichi di prima e finirete il resto degli esami con grinta. Inoltre, anche se dicono che l'Erasmus allunga un po' i tempi prima della laurea, io vi posso dire che se non vi abbandonate troppo ai piaceri del viaggio e studiate come studiereste in patria, andrà tutto bene.